Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, Fantasia zoologica è il sottotitolo. È forse uno dei brani più celebri del compositore francese, malgrado il compositore abbia proibito, mentre era vivente, l'esecuzione di questo pezzo. Cercheremo di scoprirne di più. Il brano viene eseguito per la prima volta il 9 marzo del 1886 nel corso di un carnevale. E in quello stesso anno avrà due altre esecuzioni, una delle quali sarà presente anche Franz Liszt, grande amico di Saint-Saëns. La prima pubblicazione di questo brano però avverrà soltanto nel 1922, quindi un anno dopo la morte del compositore. Perché Saint-Saëns ha proibito l'esecuzione di questo brano? Molto probabilmente perché si tratta di un brano satirico che prende in giro dei mostri sacri della musica francese e poi si beffa anche dei critici e anche dei pianisti, insomma è molto mordace nei confronti di tante categorie di persone e probabilmente questo avrebbe potuto rendere vita difficile a Saint-Saëns in quanto sia critico musicale, sia esecutore, sia compositore. Ad esempio, è molto, molto chiaro che nel ritratto degli asini, che è uno dei quadretti del Carnevale degli Animali, Saint-Saëns abbia voluto calunniare proprio i critici che parlano di musica senza saperne, secondo lui. Il brano è scritto per 11 strumenti e tra questi strumenti compare anche una armonica. Non è specificato di quale strumento si tratti precisamente ed è tuttora un mistero. Vi basti sapere però che generalmente viene eseguito alla celesta al giorno d'oggi. Il brano è suddiviso in 13 o 14, a seconda che si consideri l'introduzione un pezzo a sé, piccoli quadretti. Il primo è dedicato al leone ed è una marcia. Il ruggito del leone viene imitato dai pianoforti che nelle ottave basse insomma, cercano di imitare questo suono. E la melodia principale viene scritta in una sorta di modo dorico. Il modo dorico è sempre stato abbinato alla forza e quindi Saint-Saëns in un certo senso dà una definizione tridimensionale di questo leone nella sua forza e nella sua possanza. Il secondo quadretto è dedicato ai galli e alle galline, si impiega soltanto i violini, il pianoforte e un clarinetto e l'imitazione è assolutamente zoologica. Quindi abbiamo questa sorta di coccodè che viene reso alla lettera, se vogliamo. Il terzo brano si intitola invece Emioni e gli Emioni sono degli asini selvatici, asiatici, che corrono anche molto velocemente e guarda caso sono eseguiti dai pianoforti. In modo molto virtuosistico. Anche qua potremmo trovare una sottile ironia, come dire che i virtuosi del pianoforte corrono, corrono, ma sono un po' degli asini, in sostanza. Il quarto brano si intitola Tartarughe, descrive questi simpatici animali lenti e prende in giro il galop di Offenbach, celeberrimo, che più o meno. Viene eseguito lentissimamente dagli archi e accompagnato con degli accordi molto armonicamente saporiti da un pianoforte. Viene quasi trasfigurato, non si riconosce quasi più. Lo stesso giochetto Saint-Saëns lo fa per il brano successivo, L'Elefante, che prende di mira la danza delle silfidi dal Faust di Berlioz, dalla dannazione del Faust di Berlioz, e invece l'Elfenmusik del Sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn. Il brano è affidato al contrabbasso e quindi ci dà questo senso di straniamento con dei brani che nascono iperveloci e vengono realizzati molto lentamente e da uno strumento completamente poco agile, se vogliamo, come il contrabbasso. Il sesto brano è dedicato ai canguri e i due pianoforti eseguono salti sulla tastiera, proprio imitando il gesto dell'animale. Il settimo, che è uno dei più celebri, è intitolato in latino a caratteri maiuscoli, Aquarium, è dove è presente anche questo effetto di celeste per rendere l'effetto dell'acqua, oltre a tutti gli arpeggi molto fluidi dei pianoforti. L'ottavo, senza specificare che si tratta di asini, uso una perifrasi, cioè personaggi dalle lunghe orecchie, e qua possiamo cogliere proprio l'ironia e la mordacità di Saint-Saëns. Qualcuno sostiene che appunto siano critici musicali e viene affidato semplicemente ai due violini che fanno questo raglio con una nota estremamente alta e poi una nota molto bassa, dando proprio l'effetto del proverbiale I.O.
Il nono, un animale molto particolare, cioè il pianista, prende di mira i pianisti che devono eseguire questo brano che assomiglia molto a degli esercizi tecnici come se fossero dei dilettanti, dei debuttanti, dice Saint-Saëns. Per cui molto spesso i pianisti si divertono in questo brano a far finta di non saper suonare. Quindi è già la seconda volta che Saint-Saëns in questo brano prende un po' di mira, se vogliamo anche se stesso, perché lui era un grande pianista. Il decimo brano è quello forse più raffinato da un punto di vista contrappuntistico, ed è scritto in modo molto interessante, ricchissimo di citazioni, e viene chiamato Fossili. Tra l'altro, all'interno di questo brano, tra i vari temi che vengono contrappuntati, possiamo trovare il tema della Danse Macabre, che è un poema sinfonico dello stesso Saint-Saëns. Poi un motivetto ad esempio di Mozart, molto celebre, Avu di Regé Mamà, oppure l'aria di Rosina del Barbiere di Siviglia. Quindi insomma sono tutta una serie di citazioni tutte incastrate all'interno di questo brano. Fossili per dire che è musica che sta passando di moda in sostanza. L'undicesimo brano è forse il più famoso della raccolta e tra l'altro è l'unico che Saint-Saëns diede il permesso di eseguire nel corso della sua vita, e cioè Il Cigno, che è una melodia meravigliosa affidata al violoncello solista e accompagnata molto dolcemente dai due pianoforti. Piccola nota, il cigno è vivente, nel senso che scivola sulle acque in modo molto placido. Questa stessa melodia venne poi utilizzata per un balletto, con il permesso di Saint-Saëns appunto, che viene intitolato La morte del cigno, quindi da vivente il cigno che passa insomma alla sua fine. E tra l'altro un balletto che ebbe anche un certo successo, che contribuì al successo anche del brano del Carnevale degli Animali. L'ultimo brano è un'introduzione che riprende quella dell'inizio e poi un finale con un rondò molto molto spiritoso in stile molto francese, quasi offenbachiano, che ripercorre un po' tutti gli animali non so, che abbiamo passato in rassegna fino adesso, citati in modo molto rapido, li potete distinguere praticamente tutti ed è una corsa molto allegra verso il finale. Una piccola nota di carattere così filologico, una curiosità: il cognome di Saint-Saëns desta sempre molti sospetti su come vada pronunciato. Bisognerebbe dire la S finale, effettivamente, anche se non ha una giustificazione grammaticale, nel senso che il cognome prende esattamente il toponimo di una cittadina del nord della Francia, che si chiama appunto Saint-Saëns, che si dovrebbe pronunciare come 500. Tale toponimo deriva proprio dal nome di un santo, San Sidonio, che fondò un'abbazia in quel luogo nel 674 d.C. Formalmente la grammatica francese vorrebbe che non si pronunci la S perché è una terminazione dell'us latina che poi decade, ma comunque, come spesso succede nella lingua, nella musica e in tutto quanto, la grammatica non viene seguita e teoricamente bisognerebbe dire Camille Saint-Saëns. Buon ascolto.